Si sono svolte sabato scorso alla Pinacoteca San Domenico a Fano le premiazioni del Gran Gala dell'Olio, l'Oro d'Italia e del Mediterraneo, il più importante concorso italiano di olio extravergine di qualità. Alla presenza del sindaco Seri, dell'assessore Lucarelli, dell'onorevole Maurizio Cattoi, della senatrice Rossella Coto e di altri rappresentanti delle istituzioni locali, la direzione di Olea ha consegnato i riconoscimenti a produttori e frantoiani venuti a Fano da tutta Italia e non solo. Il vincitore assoluto e dunque il migliore degli oli extravergini internazionali tra le oltre 400 etichette valutate quest'anno è stato conferito all'azienda agricola Spaccavento Francesco Saverio. Io vengo da Molfetta in provincia di Bari ed è una delle zone olivicole principali a livello italiano. Da noi l'ulivo fa parte del nostro DNA e sono molto onorato di essere qui, di ricevere questo premio da Olea, un'organizzazione importante che fa tanto per valorizzare l'olio extravergine, per cui un premio prestigioso, molto ambito, che ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora meglio a testa bassa. Soddisfatto il direttore Giorgio Sorcinelli, che nelle giornate dell'evento ha sottolineato l'importanza di divulgare alla società un messaggio di sostenibilità all'agricoltura e di attenzione all'alimentazione. L'olio che arriva nelle tavole delle famiglie, ha detto, non può essere un prodotto qualunque. Sono tantissimi premiati perché il concorso sta crescendo sempre di più. Quindi i produttori credono che il confronto tra i produttori, tra gli oli, sia l'arma vincente per poter aumentare la qualità del loro prodotto e anche presentarsi sui mercati, i mercati che scelgono gli oli di qualità, non solo quelli industriali ovviamente. E quindi oggi siamo proprio al clou della manifestazione, che è quella che gratificherà il lavoro dei produttori, che hanno lavorato sempre, lavorano sempre con passione, come noi, perché anche noi lo facciamo per passione, per far crescere la cultura e la qualità del prodotto. Dopo le premiazioni, la manifestazione si è aperta alla città domenica 22 maggio nella zona del Pincio con Expolia, il salotto dell'olio, una mostra mercato che ha coinvolto il grande pubblico attorno al tema del consumo di olio e della sua importanza a livello economico e nutrizionale. Panorama della nostra economia agricola è un prodotto d'eccellenza che viene portato avanti con qualità, con biodiversità come in poche altre regioni. Dobbiamo però tenere presente che tutta la nostra produzione regionale vale l'1% di quella nazionale e quindi è un numero molto basso, ma da questo punto di vista potrebbe anche essere un'opportunità, perché proprio l'olio può crescere di qualità, può crescere di valore, può far sì che chi lo produce abbia un maggior vantaggio economico. Però per fare questo è necessario riuscire a dare il giusto trasferimento tecnologico, a fare ricerca, a fare innovazione sul prodotto e far sì che ci sia il trasferimento anche di competenze che noi come Assam, come azienda regionale, stiamo riformando proprio per volere dare un maggiore contributo agli imprenditori.